Bello Bern ritrovati. Per la puntata di oggi vi avevamo preparato uno speciale davvero straordinario in collaborazione con il mensile Gente Motori. Siamo sulla pista di Monza, dove seguiremo per voi la quarta edizione di Aria Nuova. Dedicato alla mobilità sostenibile, Aria Nuova è un evento articolato su dibattiti, approfondimenti, ma soprattutto prove in pista di auto ecologiche. La flotta è composta da 13 vetture, tra ibride e elettriche. Insieme ai colleghi di Gente Motori siamo qui per raccontarvele. La rivista, tra l'altro, è media partner dell'evento e ha organizzato sessioni di test drive che vedranno protagonisti i suoi lettori. Nissan Leaf, una delle auto più interessanti che guideremo oggi. Prima vettura elettrica a ricevere il premio Auto dell'Anno, prima zero emissioni a conquistare le 5 stelle Euro NCAP. Quindi ecologica e anche sicura, la Leaf è spinta da un motore elettrico da 108 cavalli di potenza, 280 Nm di coppia, ed è dotata di un sistema di frenata rigenerativa che, unito alla batteria, le assicura un'autonomia di oltre 175 km. Esistesse forse la Nissan Leaf vincerebbe anche il riconoscimento per il nome più suggestivo. L'immagine della foglia ribadisce una vocazione verde che non esaurisce però le prerogative della giapponese. Una berlina media da 4 metri e mezzo di lunghezza e dal bagagliaio più che capiente, idonea, quanto a dimensioni e praticità, ad essere utilizzata come una vera e propria vettura di famiglia. Discorso comune a tutte le elettriche, la guida è scattante grazie alla coppia resa tutta disponibile non appena si sollecita il pedale dell'acceleratore. La presenza del pacco a batteria sotto il pianale abbassa invece il baricentro, consentendo a Leaf di interpretare in modo eccellente qualsiasi traiettoria. Già disponibile in alcuni mercati europei, la Nissan Leaf arriverà anche in Italia l'anno prossimo, nel 2012. Nei paesi dove sono iniziate le vendite, il prezzo varia dai 27.000 ai 30.000.